Quella di oggi è la testimonianza di una donna che, sopravvissuta al suicidio, spiega come la sua esperienza di premorte ha cambiato radicalmente la sua vita e la sua comprensione del mondo. In particolare, ha fatto emergere il tema dell'amore come forza fondamentale che lega tutte le cose. Ascolta il racconto fino alla fine, perché ti lascerà qualcosa di straordinario e unico. Ho 66 anni e ho avuto la mia esperienza di quasi morte quando ne avevo 32, ma oggi il ricordo è ancora fresco come allora. Voglio parlare di ciò che la mia esperienza ha portato, perché si può capire solo le persone nel contesto in cui vivono. Più dell'esperienza stessa, che è stata breve rispetto ad altri resoconti, ha avuto un grande impatto sulla mia vita e l'ha cambiata in modo drammatico. Sono cresciuta in una famiglia felice con 4 fratelli e desideravo solo le cose semplici: una famiglia felice, dei figli, una casetta con un piccolo giardino. Tutto ruotava intorno all'idea di avere una famiglia, ma niente di tutto ciò stava accadendo. Il mio ex era violento, verbalmente e manipolativo. Era assolutamente miserabile e io sono diventata depressa. Ciò che mi ha tenuto in piedi è stato il pensiero di avere figli. Se avessi avuto figli, la mia vita sarebbe stata felice. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia di essere sterile. Ho iniziato a pensare di uccidermi, ma non volevo che sembrasse un suicidio. Ho trovato un libro che parlava di morte autonoma, che veniva praticata dalle donne delle tribù indigene americane quando diventavano troppo vecchie o si sentivano inutili per la loro tribù. Avevo seguito un corso all'Università di Innsbruck chiamato addestramento autogeno, una soluzione perfetta per non far sembrare il suicidio. Quindi ogni notte, quando mi coricavo, facevo l'addestramento autogeno e l'obiettivo era far rallentare il battito cardiaco per poi arrivare al passo successivo, fermare il mio cuore. L'ho fatto notte dopo notte, per mesi, e poi una notte sembrava che Dio avesse abbastanza. Improvvisamente sembrava che la mia stanza fosse allagata da 1000 riflettori. Tutto era illuminato. Sono molto miope, ma potevo vedere tutto chiaramente senza gli occhiali. Potevo vedere il corridoio all'interno dell'occhio, il motivo sul copriletto, il mio riflesso nello specchio. Ho guardato fuori dalla finestra e il cielo era blu, anche se era mezzanotte. Ho dimenticato di voler morire in quel momento e poi improvvisamente mi sono sentita una cosa sola con quella luce. Era come se non avessi corpo e se non ci fosse separazione. C'era un senso di me, ma mi sentivo assorbita in questa incredibile immersione di calore e amore incondizionato per me. Mi sono sentita a casa. Tutte le preoccupazioni, le paure, lo stress erano spariti. Era pura felicità. E anche se non vedevo nessuno o niente, mi sentivo a casa e volevo restare lì per sempre. Poi è venuto il pensiero che non potevo rimanere per sempre e sono tornata nella mia camera da letto in uno stato di meraviglia. Mi sono girata di lato e ho visto le vesti bianche accanto al mio letto. E guardando in alto ho detto: «Oh mio Dio, quello era Gesù!» E mi stava guardando con i suoi intensi occhi blu. Non avevo mai visto nessuno con quegli occhi così belli e blu. Ha detto una frase senza muovere le labbra. Ho sentito la sua voce maschile nella mia testa. Non sprecare la tua vita pensando di non essere amata. E su quella parola amata ho sentito, e era quasi tangibile, quanto preziosa fosse la mia vita. E non solo quanto fosse preziosa, ma quanto preziosa fosse la vita di tutti gli altri. E questo ha risposto ai miei dubbi sull'intera questione religiosa. Sono tornata nell'oscurità della mia stanza e ho cercato di muovermi, ma ero in stato di shock. Ho capito che non ero nel mio corpo quando il mio corpo mi ha tirato indietro. È stato molto scomodo, mi sentivo leggera ed espansa e adesso ero tornata in questo spesso, freddo e umido corpo. Ho continuato a cercare di tornare, volevo tornare e c'è stato un breve momento in cui è tornato un po' per farmi capire che era sempre stato lì per me. Ho dovuto ripensare a tutto alla luce di questa esperienza. Ogni credenza, ogni concetto doveva essere esaminato alla luce di quell'esperienza. Sono responsabile della mia felicità e nessun altro lo è. Non sono le circostanze che mi hanno reso depressa, ma sono stata io a causare la depressione con i miei pensieri. Nel momento in cui ho pensato di lasciare questo matrimonio, l'energia è tornata e sono stata istantaneamente curata dalla mia depressione. Sentivo che in qualche modo la mia missione era di amare me stessa prima e non dipendere dall'amore degli altri. Non abbiamo un vuoto nell'anima che possiamo riempire con qualcosa di esterno, ma piuttosto un giardino interno che deve essere coltivato e nutrito e sentire l'amore per se stessi, non perché siamo perfetti, nessuno lo è, ma l'accettazione di se stessi è importante.
ho dovuto lasciare il bisogno dell'amore di questa persona o l'attenzione di quell'altra, ma apprezzare me stessa per il mio valore. Tutte queste conoscenze nel processo di capire questo mi hanno portato a pensare che forse la mia missione è aiutare le persone depresse e aperte a una soluzione spirituale. Sono arrivata a un punto in cui ho detto che voglio risposarmi, voglio incontrare l'amore della mia vita. Ma questo nuovo marito deve credere alla mia storia e accettarla bene. L'ho incontrato. Ho incontrato la mia anima gemella e gli ho raccontato della mia esperienza di NDE e non solo l'ha accettata, ma mi ha parlato della sua esperienza con gli angeli. Ciò che amava era il cosmo, le stelle, le montagne e la musica. Era anche un chimico molecolare. Siamo stati sposati per 23 anni. Abbiamo costruito la casa insieme e l'abbiamo riempita con ciò che avevamo. Poi, nel 2013, mio marito ha cominciato a pronunciare male alcune parole e facendo delle ricerche ho scoperto che poteva trattarsi di un tumore o un ictus. Siamo andati subito in ospedale e i medici non potevano credere a ciò che vedevano. C'era un tumore così grande che non potevano credere che potesse camminare. Ci hanno detto che, se non avessimo fatto nulla, avrebbe avuto 3 mesi di vita e che anche con il miglior trattamento, al massimo, avrebbe vissuto poco più di un anno. È sopravvissuto 3 anni grazie alle preghiere e ai piccoli miracoli. Una notte dormivo nella sua stanza e ho pregato perché avesse una visione per confortarlo. La mattina dopo si è seduto sul letto sorridente e mi ha detto: «Vedi?» «No, non vedo, non capisco», gli ho risposto. «Allora vuoi dire che non lo vedi? Ma è reale». «Lo so che è reale, ma è destinato a te». Ha cominciato a piangere e gli ho chiesto: «Cosa vedi?» Ho capito che stava avendo una visione e che le mie preghiere erano state esaudite. Vedo delle montagne, una catena intera di montagne, e questa è la mia casa spirituale. Vedo delle persone bianche. «Angeli?» ho chiesto. «Sì, angeli». «Che cosa stanno facendo? Stanno suonando o cantando?» Lui mi ha risposto. «No, non fanno nulla, però mi sento confortato». Gli chiese se stesse dormendo durante la visione e mi disse di sì e capì che si stava allontanando da me. Gli ho detto: «E ora vuoi tornare a casa?» Ha risposto: «Sì, e voglio che tu vada da Dio, con gli angeli, sarà bellissimo». E così è stato. Un'ora dopo se n'è andato. Naturalmente ero addolorata, anche se sapevo che ora era in un luogo più felice. Sono andata a stendermi sul letto e all'improvviso tutta l'oscurità è stata coperta di stelle, universi, comete. Ovunque guardassi potevo vedere il cielo come se mi stesse portando a vedere le stelle. Per me ora ho un piede in entrambi i mondi. Stiamo solo bilanciando i due mondi. La maggior parte del tempo abbiamo questo mondo chiuso fuori. La parte celeste, la parte spirituale è reale. Così reale o più reale di questa realtà. Ora so che la mia vita è preziosa e che anche quella degli altri lo è. Incoraggio tutti a non essere vittime delle loro circostanze e a trovare uno scopo nella vita che serva a Dio. Non so cosa succederà dopo la morte, ma so che c'è un posto meraviglioso per noi. Penso che la mia missione sia quella di aiutare le persone depresse e aperte a una soluzione spirituale. So che la depressione può essere curata e che non siamo soli in questo mondo. Non siamo mai soli. C'è sempre qualcuno lì fuori a cui importa di noi. E adesso so che esiste una realtà più grande di quella che vediamo, che ci amano e ci stanno aspettando. La mia esperienza mi ha insegnato che l'amore è tutto ciò che conta. Non importa quanto siamo intelligenti o quanto abbiamo successo nella vita, l'amore è ciò che ci tiene uniti e ci dà significato. E non importa quanto tempo abbiamo sulla Terra, possiamo sempre fare la differenza. Non siamo mai troppo vecchi per amare, per sperare o per cambiare il mondo. L'esperienza di questa donna ci ha insegnato che l'amore è la forza più grande e che ognuno di noi ha uno scopo. Non importa quanto tempo abbiamo sulla Terra, possiamo sempre fare la differenza e contribuire al bene del mondo. L'importante è essere aperti a una soluzione spirituale e credere in qualcosa di più grande di noi stessi. E a te, questa esperienza ti ha ricordato che non sei mai solo e che c'è sempre qualcuno che ti ama e ti sostiene? Facci sapere nei commenti cosa ne pensi di questa storia e del cambiamento di fede. Continua a seguirci, iscriviti se ancora non l'hai fatto, perché qui su Esperienza di Vita e Premorte NDE cercheremo di approfondire questi temi, di esplorare le esperienze di NDE e di trovare ispirazione nelle storie di coloro che hanno attraversato il confine tra la vita e la morte. Speriamo che queste storie possano illuminare la tua comprensione del mondo e del tuo posto in esso. Grazie e a presto!